Sono rimasti in due a contendersi la Coppa, è la partita che fa differenza fra inferno e paradiso. Ci aspettano 90 minuti tutti da vivere. Amici della Coppa Italia Frecciarossa, un saluto a tutti e benvenuti alla visione del vostro Pierluigi Pardo. Con me c'è sempre Lelia Dani, siamo arrivati all'epilogo di questa edizione. Manca solo il nome della squadra campione che uscirà da questa sfida. Match che promette di tenerci incollati davvero fino alla fine. La prima cosa che vorrei fare sono i complimenti a entrambe le squadre per essere riuscite ad arrivare fin qui oggi. Perché hanno dimostrato, ma davvero sin dall'inizio, di voler puntare forte sulla Coppa Italia. E così è stato. Vedremo chi ne avrà di più oggi per fare l'ultimo decisivo scatto e andarsi a prendere il trofeo. Questo è l'11 mandato in campo per la sfida di oggi. Sommer tra i pali. Dietro giocano Alessandro Bastoni. Con Acerbi. Barella insieme a Çalhanoğlu in mediana. E due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento per i compagni. Diamo un'occhiata alle scelte iniziali del tecnico per questa sfida. Hanno scelto il classico 4-4-2. Due linee da 4 per difesa a centrocampo e la coppia di attaccanti. Il sistema in assoluto più equilibrato, Pier. È un sistema che ti può garantire sia una copertura adeguata in fase difensiva che un buon svolgimento offensivo quando devi proporti sia sulle fasce che arrivare sulle punte. L'arbitro da inizio al primo tempo. Va profondo Lautaro. Ottima la parata. Occhio al corner, angolo che non ha portato a nulla. Tentativo di cross, brutto questo rinvio. Pericolo scappato. Christian Pulisic. Solo iniziativa sventata dal portiere. Corner in area. Attenzione perché allontana male. Il gioco prosegue. C'è spazio davanti a sé. Lautaro Martinez. Grande intervento del portiere. Sceglie di battere cuore. Alla messa dentro. Riesce a liberare qui. Nulla di particolarmente rilevante. Reinders.
attenzione perché questa forza dell'azione che vale il vantaggio. Tiro che finisce sul fondo, pallone che non si è abbassato a sufficienza. Darmian. Pari puntati su Lautaro Martinez, giocatore in grado di cambiare volto alla gara. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità che distingue i bomber di razza di sapere sempre un attimo prima dove finirà la palla. E poi si fanno trovare al posto giusto al momento. Occhio al movimento di Lautaro. Ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Christian Pulisic supera l'avversario, va profondo Pulisic. 1-0 dunque in questa finale di Coppa Italia. La regia ci ripropone l'azione del gol, possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro il compagno. Ha ricevuto palla a pochi metri dalla porta, a quel punto è stato un gioco da ragazzi metterla alle spalle del portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Proseguono nell'avanzata. Abbiamo fatto il tempo a parlare che hanno perso il pallone. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. Federico Di Marco. Mkhitaryan. Barella. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Tenta l'imbucata qui per il compagno. Di Marco. Può andare al tiro. Tiro potente ma leggermente impreciso, palla che si aspetta oltre la traversa. Reinders a metri per avanzare, prova a girare la difesa. Sommer spinge, la palla ancora buona e ne approfitta, c'è la rete, ha pagato a caro prezzo l'errore il portiere. Che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Darmian. Çalhanoğlu ha interrotto l'azione con un super intervento. Gabbia. Occhio perché perdono un pallone pericoloso.
Lautaro Martinez. Opportunità. Bravo il portiere a dire di no. C'è il movimento senza palla. Recupero fantastico, sbaglia una situazione difficile. Barella. Darmian. Hanno arretrato il loro raggio d'azione, adesso stanno concedendo il pallino in mano agli avversari. Lautaro Martinez. Ottima la copertura. Pulisic. Cross verso il centro. Palla allontanata. Thuram. Intervento pulito sul pallone. Lautaro. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Posizione irregolare rilevata dall'assistente. Altri 120 secondi da giocare. Si libera spazio. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Lautaro. Eric Mkhitaryan. Lautaro Martinez. L'arbitro dice che può bastare. Si chiudono i primi 45. Secondo tempo che ha avuto inizio. L'arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. Gli è andata bene. L'arbitro sembra averlo avvisato. Alla prossima scatta il cartellino. Toccata per ultimo al difensore e dunque calcio d'angolo. Crossa nel mezzo. E via così così, non è finita. Siamo in causa Reinders. Buono qui il recupero del pallone. Pallone non è uscito e non era facile. Occhio a Mkhitaryan. Non concede nulla all'attaccante. Ha più soluzioni. Lettura provvidenziale questa. Barella. Marcus Thuram. Occhio a Mkhitaryan. Mkhitaryan! Nessun problema qui per il portiere. Marcus Thuram. Capisce tutto e ferma l'azione. Abraham. Abraham! Sommer!
sceglie il tocco corto. Hernandez, tiro respinto. Mkhitaryan, Barella, Lautaro Martinez. Prova i pezzelli del portiere. Maignan, bravo, evita un possibile gol. Pallone in mezzo. Difesa non perfetta, non è finita. Aspetta un'azione davvero pericolosa. Maignan vola e salva la porta. Sostituzione in vista. Fuori con il numero 22 Emerson. Dentro con il numero 2 Davide Calabria. Sceglie di battere corto. La mette in mezzo. Intervento non perfetto, attenzione. Io non è un granché. Scialla. Può andare lungo sull'out a campo libero. Palla interessante per Morata. Comoda qui l'uscita del portiere su questo lancio. Vantaggio, il gioco prosegue. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Con il numero 14, Reinders. Entra con il numero 4, Ismael Benacer. Marcus Thuram. Può andare uno contro uno col portiere. Il gol di Lautaro. Viviamo la conclusione che ha portato al gol. A tu per tu col portiere. L'ha fatto secco con una botta imparabile. Il punteggio adesso è di 2-1. Con il numero 10, Calabria. Martinez. Occhio all'avanzata. Pericolo scappato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Thuram. Possono trovare il gol del pari, attenzione. E c'è il gol che riporta il match in equilibrio, finale che ha ancora molto da dire. Le finali sono sempre partite speciali, Pier, ricche di fascino, di emozioni, di pathos. Speriamo di continuare a divertirci come abbiamo fatto fin qui. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Il gol è da dividere a metà, è tra l'autore del tiro e il portiere. Perché il primo, certo, bravo a trovare il varco giusto, ma il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. E il tecnico a bordo campo lo vedi come è soddisfatto per il pareggio. Davvero un'impresa clamorosa, sono riusciti a trovare la parità. Rafa Leão. Capisce tutto, recupera palla, attenzione. Che gesto tecnico pazzesco del portiere. E più di qualcuno qua gridava già il gol, eh? Thuram. Prova l'imbucata per il compagno. Esulta il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato, in molti avrebbero preso gol da quella distanza. La mette in mezzo, la allontana. Çalhanoğlu. Çalha. Palla per Lautaro. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Risolve problemi, grande intervento.
cavare il sipario sul match, hanno la chance per provare a vincere. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Turan. Youssouf Fofana. Può appoggiare. Posizione evitante, può far male al portiere e chiuderlo. Zom dice di no. Çalhanoğlu. Marcus Thuram. Hakan Çalhanoğlu. Ben Papa. Recupera bene qui il passaggio. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Çalhanoğlu. Occhio all'imbucata. C'è la bandierina alzata dell'assistente, dunque fuori gioco. Sembrava aver preso bene il tempo alla difesa, Pierre invece no, pochi centimetri e lo sforzo vanificato. Entra con il numero 7 Piotr Zieliński. C'è un cambio nelle file della formazione di casa. Termina qui la partita con il numero 46 Matteo Gattolo. Si giocherà per altri 180 secondi. Palla profonda questa. Risolve Acerbi. Thuram. Ancora poco al termine. Vedremo chi avrà più coraggio e più qualità per provare a vincere. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Finisce qui. Risultato in perfetta parità dopo 90 minuti. E adesso tempi supplementari. Continua la sfida che ci ha tenuto incollati fino a questo momento. Vedremo le emozioni di questi supplementari. Dentro con il numero 99 Mehdi Taremi. C'è un cambio nelle file. Barella. Di casa. Fuori. Ottima lettura difensiva. Entra in campo. Con il lotto a mettere in moto il compagno. Arriva la segnalazione, è offside. Chiede spiegazione all'arbitro, pensava di essere in gioco, in effetti sai che anche a me in diretta era sembrata buona? Barella. Stato rinunciando all'iniziativa, invitando gli avversari a salire magari a scoprirsi. Christian Pulisic. Alvaro Morata. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. C'è spazio per la ripartenza. Va via nell'uno contro uno. Occhio al tiro. Intervento comodo del portiere. Tutto il tempo. Si libera bene qui. La parata del portiere che dice di no. Decisivo il portiere sul tentativo di prima. Ha impedito la palla di entrare con un intervento da campione. Si resta dunque in parità. È stato grande protagonista il portiere, una parata che vale come un gol. Adesso provano a venire avanti. Buono qui il recupero del pallone. L'alza per mettere alle spalle della difesa. Francesca Acerbi. Taremi. Zieliński. Barella. La gira su Taremi. Ha fallito un'occasione clamorosa, sarà più facile metterla dentro. Il fuorigioco gli ha evitato un po' di imbarazzo. Sì, in realtà non oso pensare alla reazione del tecnico se fosse stato tutto buono. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Andrà avanti ancora per un minuto.
Rafa Leão. Termina il primo tempo supplementare, risultato che rimane in parità. C'è un cambio nelle file della formazione di casa. Comincia il secondo tempo supplementare. Vediamo se c'è il cartellino. Intervento sanzionato con il cartellino giallo. Ammonizione direi giusta, ci sta. Dentro con il numero 21 Samuel Ciuquese. Colpito il pallone dal difensore. Occasione della bandierina per passare in vantaggio. Sceglie il tocco corto. Difende il pallone con il fisico. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Sommer respinge, la palla ancora buona. E c'è la traversa. Provvidenziale De Vrij. Finale di match rocambolesco. Si sono visti negare il gol del possibile vantaggio dai legni. Vedremo se avranno la forza e il tempo per provare un nuovo assalto. Un episodio decisamente sfortunato, ma non è certamente il momento di arrendersi. Pavard. Zielinski. Manca poco tempo, hanno un'ultima occasione per vincerla. Si fa spazio. Fischio dell'arbitro, calcio di rigore, hanno l'occasione per passare avanti in questo finale. L'arbitro decide la linea morbida e si limita al cartellino giallo. Credo sia la decisione più giusta, Pier. Il rosso sarebbe stato un provvedimento, a mio avviso, troppo severo in questo caso. Possono passare a condurre con questo rigore. E non sbagliare il gol che potrebbe regalare il titolo, visto quanto manca sul cronometro. Ci attende un finale di gara intensissimo, con la formazione avversaria chiamata a raccogliere le ultime energie rimaste per provare a rifarsi sotto. E rivediamo il calcio di rigore di poco fa. Trasformazione impeccabile. Ha guardato il portiere negli occhi fino all'ultimo e l'ha spiazzato. Trovano il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Ultima speranza per arrivare al pareggio. Hanno rischiato, ma sono riusciti a recuperare il pallone. Ancora 120 secondi alla fine dei supplementari. Salta il difensore. Hanno un'altra palla gol. E c'è la rete, allungano e adesso sembrano non esserci dubbi. Il loro nome potrebbe essere inciso a breve sul trofeo. Rivediamo il gol con cui hanno messo la freccia in questo finale. Manca poco ormai, devono stringere i denti se vogliono portare a casa la vittoria. Risultato adesso sul 4-2. Il
il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti, dei giocatori in campo, sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pier, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero, Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match e questo è un momento che non dimenticheranno mai. Cerimonia di premiazione che entra nel vivo, è il momento più atteso, è il coronamento di un viaggio partito da lontano. I sorrisi, l'emozione, le pacche sulle spalle e la coppa pronta ad alzare al cielo. Un premio meritato per il grande lavoro svolto, Pier, per i tanti sacrifici fatti per arrivare a questo successo. Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi e di poter alzare un trofeo, ed è quello che sta per succedere a loro oggi. Molte loro colleghe e colleghi vorrebbero essere al loro posto, fidati. Non poteva mancare il rituale del giro di campo con la coppa appena conquistata, che viene mostrata e dedicata ai tifosi. È fondamentale a sottolineare anche oggi, soprattutto oggi, il loro apporto che è stato importantissimo. Tutti a caccia dello scatto perfetto, per portarsi a casa un ricordo di questa splendida giornata. Che grandi scene! Flash dei fotografi impazziti per la foto della squadra con la coppa. Domattina, mente fredda, probabilmente realizzeranno ancora meglio ciò che hanno fatto. E un giorno potranno dire: sì, io c'ero.